Ciao a tutti, oggi nuovo meal prep del secondo menu settimanale. Vi lasciamo l'ebook che potete scaricare in alto nelle schede, ve lo metto anche nella descrizione, mi raccomando scaricatelo perché questa settimana il menu è bellissimo. Iniziamo dalla preparazione della zuppa. Come sapete, tutte le settimane più o meno ho una zuppa che mi vado a preparare in anticipo e quello che ho sempre fatto era mettere tutte quante le verdure e i cereali da crudi nelle bustine, nei sacchettini e metterli in congelatore. Questa volta invece andrò a fare una zuppa un po' diversa perché la andrò a cuocere e poi una volta cotta la andrò a conservare. La zuppa la andremo a cuocere nella slow cooker, un elettrodomestico che ultimamente ci vedete utilizzare soprattutto su Instagram tantissimo, e questa slow cooker ce l'ha mandata il sito Quale Scegliere, sito di cui già vi ho parlato, che a me piace tantissimo perché è un sito di quelli utili, insomma, che fanno proprio bene alla società. È un sito dove in pratica vengono raccolte recensioni, comparazioni su vari elettrodomestici, tutti quanti i dati che vi servono da sapere, e il bello, scusate, è che ha una gamma vastissima di prodotti, quindi non si limita soltanto a prodotti per la cucina come quelli che abbiamo utilizzato noi, ma ha davvero davvero di tutto. Quindi prima di comprare un qualsiasi elettrodomestico, comunque avere una bella panoramica anche confrontandolo con i suoi simili è davvero comodissimo. Questo sito perciò è utile proprio per questo motivo. Molto molto gentilmente mi ha mandato questa slow cooker che io volevo provare da tantissimo, avevo proprio questo desiderio, e devo dirvi che all'inizio non mi sono trovata molto bene perché non capivo come utilizzarla al meglio, le cose in parole povere non mi venivano. Purtroppo non ha un libretto delle istruzioni molto dettagliato, poi ero proprio andata sul sito di Quale Scegliere, dove nella pagina dedicata a questa slow cooker la ragazza del sito, una penso dello staff, aveva fatto proprio una bella recensione dove faceva anche vedere come si utilizzava, e lì ho ben capito insomma come sfruttarla, e adesso devo dire che siamo diventate molto amiche. La amo, ragazzi, la amo. Questo è anche merito di Valentina, l'angolo del focolare che mi aveva messo il tarlo che dovevo comprarmi in questa slow cooker. A lei veniva tutto e a me niente, perché? Arriviamo alla nostra zuppa. Allora, sarà molto molto semplice. Allora, iniziamo a mettere i nostri ingredienti nella slow cooker. Mettiamo la patata che abbiamo già tagliato. Poi aggiungiamo un pochino di zucca, anche questa l'abbiamo tagliata a pezzettini piccoli piccoli, scusate se questa mano ha questo bruttissimo cerotto, ma mi sono tagliata malamente, come sapete sono un po' maldestra, quindi mi dispiace ma è così. Carota, anche questa tagliata a pezzettini, cipollotto. E andiamo ad aggiungere i fagioli. Quando vado ad aggiungere i legumi nella slow cooker faccio sempre attenzione che siano precotti o comunque appena ammorbiditi. Non c'è bisogno che siano completamente cotti, completamente lessati, però è importante che una prima cottura l'abbiano avuta. Aggiungiamo quindi un pochino di sale, potete mettere, se ce l'avete, anche del dado granulare, ci sta molto bene, magari vi lasciamo nelle schede la nostra ricetta. E poi l'acqua. Diamo una bella mescolata e la base della nostra zuppa è pronta. Io non ho aggiunto olio, come avrete notato, perché preferisco non farlo cuocere troppo a lungo, quindi è una cosa che andrò a mettere a crudo. Se volete fare una zuppetta un po' più completa potete mettere dei cereali, mettete tutto quanto insieme. Io non metto i cereali perché poi penso di mangiare questa zuppa con dei crostini. Per la cottura vado a mettere l'impostazione high, ovvero la più alta, e metto circa 5 ore di cottura. E partiamo. La nostra zuppa è pronta, io l'ho lasciata raffreddare perché metterla nei sacchetti da bollente non va mai bene, quindi l'ho lasciata raffreddare un pochino e adesso la vado a mettere appunto nei sacchettini.
E il sacchettino è pronto per andare in congelatore. Essendo pronta la zuppa, quindi già cotta, una volta che vi servirà basterà farla scaldare, la mettete quindi in una pentola e aspettate che arrivi a bollore. Una volta che raggiunge il bollore potete staccare, potete spegnere il fuoco e gustarvela magari con dei crostini, un pochino di olio a crudo dato che non l'abbiamo messo, insomma dei cereali cotti se ce l'avete, quello che preferite. Dato che i funghi vanno a male davvero molto facilmente e anche molto velocemente, quando ci sono ad esempio delle offerte ci capita sempre di comprarne un po' di più, poi tagliarli tutti quanti a fettine come stiamo facendo adesso e conservarli in congelatore. Vi avevo mostrato questa cosa nell'ultimo What I Eat in a Day e sono davvero molto molto comodi, tutti quanti insacchettati, già tagliati, si conservano bene e rimangono belli freschi. Quindi adesso li andiamo a tagliare tutti quanti, li mettiamo in una ciotolona e poi appunto nei sacchetti. Anche perché in realtà tagliare i funghi è veloce, ma poi comunque porta via sempre quei minuti preziosi, magari se siamo di fretta, a pranzo, invece così averceli già pronti e tagliati è comodissimo. Questa è una cosa che magari abbiamo scoperto l'acqua calda, ma ci troviamo molto molto bene. Specialmente se li affetta Federica, perché le mie mani sono qua. Vabbè, diciamo, prendiamoci 3 secondi, diciamo che Federica affetta tutto molto meglio di me, quindi, e soprattutto le piace, io odio affettare le cose. Allora, quindi prendiamo la nostra bustina, poi ovviamente fate i sacchettini in base alle porzioni che vi serviranno, che pensate vi siano utili, oppure se siete abituati a pesare, pesate i funghi insomma da crudi. Olè, pronti da congelare. Un consiglio: quando lo mettete nel sacchetto non schiacciate troppo il contenuto, ma lasciatelo un po' vaporoso, un po' arioso. Altra preparazione che andiamo a fare è cuocere il riso. Il riso cotto si conserva davvero benissimo, comunque tutte quante le informazioni le trovate nell'ebook. Noi lo andiamo a cuocere al microonde. Vado a versare in un contenitore, questa è la vaporiera, va benissimo qualsiasi contenitore, l'importante è che abbia un coperchio, quindi mi raccomando. Andiamo quindi a mettere il riso, io mi regolo sempre con le ciotoline, quindi vado a mettere una ciotolina o un bicchiere, insomma vado un po' a volume di riso. Questo è il basmati integrale, buonissimo, questo l'abbiamo preso da Anyway Bio. E poi vado a mettere il doppio del contenuto, il doppio del volume, scusate, in brodo o acqua. Io questo l'ho già misurato e sono 2 ciotoline. Quindi chiudiamo e andiamo a cuocere a 500 watt per circa 15-18 minuti, dipende dalla tipologia di riso e ovviamente dal vostro forno. Il nostro riso, come vedete, è pronto, ha assorbito bene tutta quanta l'acqua. In ogni caso, se vedete che sul fondo rimane un pochino bagnato, tenetelo chiuso e lasciate assorbire appunto l'acqua in eccesso, perché di solito una porzione di riso con 2 di acqua è la dose ideale. Quindi adesso, come vedete, lo posso sgranare un pochino, è cotto perfettamente. Io adoro questo metodo di cottura, mi piace davvero davvero tanto. E qua devo ringraziare Antonella di Rave Doll, il canale su YouTube, se non lo conoscete andatelo a vedere, perché ho visto da lei questo metodo al microonde. Se volete potete aggiungere anche un goccino di olio. In genere quando poi lo andate a mettere nel contenitore, mi raccomando, non pressatelo troppo, lasciatelo abbastanza vaporoso. Adesso io lo lascio raffreddare bene 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 e poi questo si conserva chiuso in frigorifero. Tutti quanti i cereali, riso, avena, farro, orzo, conservati così, cotti quindi senza acqua in eccesso, si conservano magnificamente in frigo per 3-4 giorni. Passiamo alla preparazione della colazione. Questa settimana sarà per alcuni giorni un porridge al cacao e cioccolato, quindi vado a riempire le mie ciotoline con l'avena inizialmente, frutta secca,
Questo è un mix, potete mettere la frutta secca che vi piace di più, il cacao e il cioccolato fondente. Mescoliamo bene e questi li andrò a conservare così secchi. Poi quando mi servirà la mattina li andrò semplicemente a mescolare con il latte e cuocerò tutto quanto in microonde. Trovate comunque la ricetta scritta con tutti quanti i passaggi nell'ebook. Questi così secchi si mantengono tranquillamente, io li vado semplicemente a impilare uno sopra l'altro. So che magari potrebbe sembrare una cosina strana, però sono molto comodi così. Poi chiudo con la pellicola e li tengo così. Se ce li avete potete utilizzare anche i barattoli, quelli che si chiudono con il coperchio sopra. Un'altra preparazione che vado a fare per questa settimana sono le polpette di zucca. Abbiamo fatto pochissimi giorni fa la video ricetta che vi lasciamo come sempre nelle schede, quindi potete andarla a vedere. Sono delle polpette facilissime da fare, veramente veramente semplici, ma proprio di ottima riuscita perché sono gustosissime, proprio proprio buone. Provatele se ancora non l'avete provate, e anzi apro una piccolissima parentesi per ringraziare tutti i ragazzi su Instagram che ci hanno mandato la loro foto, perché le polpette e le brioche con la zucca l'avete fatte in tantissimi. Allora, ho qui quindi la mia zucca, adesso le andrò a fare senza che vi rifaccio vedere il procedimento dato che il video è davvero freschissimo, appunto lo potete andare a vedere lì. Una volta fatte le andrò quindi a congelare in congelatore, una cosa che faccio sempre quando congelo polpettine e tutte cose di questo tipo, quindi cose morbide, le metto in congelatore per un pochino, una mezz'oretta, un'oretta. Quando vedo che si sono rassodate abbastanza bene le vado a mettere nei sacchetti, così risparmio spazio, e vado quindi a preparare le mie polpette. E niente, come dicevo prima, spero davvero tanto che vi sia piaciuto. Una piccolissima cosa, se provate questo menù, fatecelo sapere, perché ovviamente ci fa tanto tanto piacere, dato che lo scorso menù e lo scorso meal prep ha avuto un successo enorme, noi siamo state felicissime di questo. Fateci sapere anche se seguirete insieme a noi questa nuova settimana. Questa settimana è molto più invernale, molto più autunnale, quindi la scorsa forse era ancora leggermente troppo estiva, c'erano ancora proprio le ultime verdure estive, però qui siamo proprio in periodo invernale, quindi se non riuscite a seguirla adesso potrete farlo per le prossime settimane. E come diciamo sempre, è un menù super versatile, quindi se qualcosa non combacia con le vostre abitudini potete tranquillamente cambiarlo. E come sempre lasciateci un commento sotto nel video se vi è piaciuto, mettete anche un like. Io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima, ciao!